Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro incontro e grazie per la vostra partecipazione. Io sono Maurizio Fasoli e sono un insegnante di musica. Ho iniziato la mia attività professionale nella scuola media come insegnante di musica, poi sono passato per qualche anno, per diversi anni, all'insegnamento del pianoforte nella sezione musicale di una scuola media, appunto indirizzo musicale, e attualmente insegno pianoforte e musica d'insieme presso un liceo musicale di nuova costruzione, il liceo musicale Grassi di Lecco. Quest'oggi affronteremo tematiche legate alla pratica esecutiva nella scuola media, in particolare all'inizio del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado, come dice il titolo scelto, che è suonare e cantare subito nella scuola secondaria di primo grado, una proposta di qualità. E prima di iniziare però mi corre l'obbligo di fare una piccola premessa. I contenuti, gran parte dei contenuti che andremo ad affrontare e tutti gli esempi che vi proporremo sono tratti da un libro di testo che è Viva la musica, di recentissima pubblicazione e del quale sono uno degli autori, però uno solamente degli autori, l'altra autrice è Claudia Galli, che in realtà di questo testo ha curato l'impostazione globale e la progettazione. Questo intervento quindi è stato realizzato, concordato e progettato in stretta collaborazione con lei, che saluto, che ringrazio e che però non può essere presente qui perché attualmente è impegnata all'estero. Grazie, Claudia. Bene, direi che possiamo cominciare quindi il nostro incontro che vuole iniziare appunto con una premessa ed è un sommario di quello che andremo a trattare. Noi cercheremo quindi di analizzare in modo approfondito quello che il titolo dice, e cioè cominceremo con una breve riflessione sulla parola subito e su quanto questo subito riferito alla scuola media in realtà forse non andrebbe nemmeno usato. Passeremo poi ad analizzare che cosa caratterizza l'attività esecutiva nella scuola media rispetto al segmento specifico di questo percorso scolastico. Per poi addentrarci un po' nella parte più articolata di questo incontro, dove cercheremo di evidenziare, di individuare alcuni ingredienti che sono a nostro avviso qualificanti per un'azione didattico-musicale il più possibile efficace. Allora, già fatta questa premessa, questo breve sommario, possiamo cominciare con una riflessione preliminare su questa parola. Subito abbiamo deciso di inserire. Questa parola subito rispetto alla scuola media porta in sé però come l'idea che ci sia un nuovo inizio rispetto alla pratica strumentale, alla pratica vocale, rispetto alla scuola primaria e quindi una situazione per quanto riguarda il docente di completa assenza di attività esecutiva da parte di chi inizia il percorso della scuola secondaria di primo grado. E in effetti ci rendiamo conto che nella pratica quotidiana spesso è così. Ma mi sembra comunque interessante mostrarvi quali sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento nel campo musicale che le nuove indicazioni nazionali riportano per quanto riguarda la scuola primaria. Vedete nella colonna di sinistra di questa slide quello che il legislatore dice per quanto riguarda i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nella colonna di destra invece quali sono gli obiettivi di apprendimento musicale. Come vedete, esistono degli espliciti riferimenti all'attività esecutiva. Se vedete il secondo punto della colonna di destra, lo dice in modo esplicito, quasi assoluto, cioè eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, strumentali, anche polifonici, curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. Oppure nella colonna di sinistra, esegue da solo in gruppo semplici brani vocali o strumentali appartenenti a generi e culture differenti. Quindi un riferimento specifico all'attività pratico-musicale. A volte questa attività è, ripeto, vista in modo quasi assoluto, altre volte è calata in altri contesti, tipo quello più creativo. Vedete nel primo punto della colonna di destra, degli obiettivi, l'utilizzo della voce, degli strumenti e anche delle nuove tecnologie in modo creativo e consapevole, con riferimenti anche all'invenzione, all'improvvisazione, piuttosto che l'esplorazione timbrica, piuttosto che eseguire con la voce, il corpo, gli strumenti, articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche. Quindi, nelle intenzioni di chi ha stilato queste indicazioni nazionali, l'inizio della scuola media non è un vero inizio per quanto riguarda la pratica musicale,
si dovrebbe arrivare già con delle attività svolte. In realtà l'esperienza ci porta a riconoscere che un insegnante deve quasi avviare un'attività di pratica strumentale corale senza avere la certezza che gli allievi ne abbiano già svolta o comunque che l'abbiano svolta in modo molto molto eterogeneo. E da qui quindi l'esigenza di ripartire da capo, quindi avere la necessità di iniziare subito un'attività che però dovrebbe prevedere qualcosa di pregresso che in realtà non c'è, quindi un certo disagio nell'iniziare questa attività e l'esigenza di cominciare subito a fare qualche cosa nella scuola media per quanto riguarda la pratica musicale ed esecutiva. Attività pratico-esecutiva che d'altra parte non può non tener conto del fatto che, essendo una scuola media, le abilità cognitive di un allievo in questa fascia d'età o anche i traguardi e gli obiettivi di apprendimento sono diversi rispetto a quelli della scuola primaria. Quindi vediamo di riflettere qualche minuto su che cosa contraddistingue l'attività pratico-musicale nella scuola media rispetto all'attività pratico-musicale nella scuola primaria. Ho sintetizzato in questa ulteriore slide due elementi che secondo il mio punto di vista sono piuttosto qualificanti, e cioè la conoscenza dello strumento, della voce e delle elementari tecniche esecutive e l'integrazione tra l'aspetto esecutivo e la conoscenza del linguaggio e del codice musicale. Riguardo a quest'ultimo punto, l'integrazione tra l'aspetto esecutivo e la conoscenza del linguaggio del codice musicale, avremo modo di affrontarne più nello specifico le varie implicazioni. Mi soffermerei un attimo sulla prima di queste indicazioni, cioè la conoscenza dello strumento, della voce e delle elementari tecniche esecutive. In effetti, noi abbiamo visto nel slide precedente che esiste una fase di esplorazione timbrica, di curiosità rispetto allo strumento che andiamo a proporre al nostro allievo. D'altra parte, in una scuola media, questa fase, prima di tutto, avrebbe già dovuto essere realizzata durante la scuola primaria, ma comunque dovrebbe essere proposta, ma subito dopo integrata con una conoscenza un po' più specifica degli strumenti che andiamo a proporre, ivi compresa la voce, e delle elementari tecniche esecutive che questi strumenti hanno, senza scadere nel tecnicismo, ci mancherebbe altro, ma dare delle indicazioni, ad esempio, sulle posture corrette, sulla nomenclatura delle parti dello strumento, sulle codificazioni delle atteggiature per quanto riguarda strumenti quali il flauto dolce, piuttosto che la tastiera, piuttosto che la chitarra. Dare quindi piccoli dati, piccoli accorgimenti e da esercitare preliminarmente possono essere strategie che mettono l'uno nella condizione di sviluppare abilità un po' meno estemporanee e un po' più strutturate rispetto a quello che si potrebbe fare in una scuola primaria. Un caso particolare su cui vorrei soffermarmi qualche secondo è quello che riguarda gli strumenti a percussione. In effetti, quasi sempre non si è abituati a spiegare esattamente come si possano utilizzare gli strumenti a percussione, qual è il modo corretto per utilizzare gli strumenti a percussione, didattici ovviamente, nella scuola primaria. Ci sembra quindi interessante porre l'accento su questa caratteristica. Vi voglio far vedere per poco una slide, questo riporta una parte del nostro testo che riguarda appunto gli strumenti a percussione. Questo riguarda il triangolo, vedete, è un esempio in cui si spiega il triangolo come è strutturato, come è fatto, come è formato, ma anche come si impugna e come si suona. Non solo, vengono proposti anche dei piccoli esercizi preliminari per poter suonare con efficacia lo strumento. Questi esercizi e queste esplicazioni sono riferiti anche al xilofono, al tamburo, al tamburello basco e quant'altro. Quindi, una volta appurato cosa significa quel valore in più della pratica esecutiva nella scuola media rispetto alla scuola primaria, ci addentriamo un po' più approfonditamente in quelle che sono, secondo il nostro parere, le linee guida per una didattica della pratica esecutiva che sia efficace e al tempo stesso di qualità. Ve le elenco e le andiamo ad analizzare nello specifico, tenendo presente che questi elementi sono tra di loro complementari e integrativi l'uno con l'altro. Dicevamo,
L'attenzione allo sviluppo parallelo dell'abilità esecutiva e della conoscenza del codice e del linguaggio musicale. A noi sembra che in questa fase del percorso scolastico l'idea di mettere in pratica subito i concetti teorici, anche più semplici, attraverso la proposta di brani studiati e predisposti ad hoc, e al tempo stesso l'idea di fissare i concetti teorici anche più semplici, appunto attraverso la pratica strumentale vocale, possa essere una modalità corretta, a nostro giudizio anche imprescindibile, per perseguire delle competenze musicali integrate e solide. Quindi la teoria non deve essere mai disgiunta dalla pratica e viceversa. Questo elemento va integrato e completato con la semplicità e la gradualità dell'attività. Questo è un criterio che può sembrare abbastanza scontato. In realtà, per semplicità, noi consideriamo due aspetti. Per semplicità della gradualità può essere senz'altro, ed è così, la semplicità dei contenuti, poche note alla volta, pochi valori alla volta, è una cosa molto semplice e molto graduale, ma non solo semplicità nei contenuti, quanto anche semplicità nella esposizione dei contenuti, nella esposizione, ad esempio, degli argomenti legati alla conoscenza del linguaggio, del codice musicale e nell'esposizione scritta. Apro una piccola parentesi, il testo che abbiamo redatto, questo libro di musica, ha questa caratteristica che ogni pagina del libro è vagliata secondo un algoritmo che restituisce un indice di leggibilità, che si chiama indice Gulpilis, che è un indice elaborato da un gruppo di studiosi, pedagogisti, linguisti dell'Università La Sapienza di Roma, che permette di assegnare a ogni paragrafo, ogni frase, ogni pagina, appunto un indice che può essere poi riferito alle varie fasi del percorso scolastico. Quindi abbiamo cercato di realizzare il testo in modo tale che sia in corrispondenza con l'indice di leggibilità adeguato a questa fascia d'età. Quindi semplicità sia nei contenuti sia nelle esposizioni. E questo sia per quanto riguarda gli argomenti più teorici legati al linguaggio musicale, che per quanto riguarda argomenti più storico-musicali o di conoscenza delle forme, delle strutture e quant'altro. Quindi sia per il volume A e il volume B, per intenderci. Dicevamo che questa semplicità e gradualità delle proposte sono condizioni necessarie per quanto riguarda soprattutto il subito, se ho bisogno di cominciare subito un'attività musicale, non posso farlo con materiali complessi. Però non è sufficiente per quanto riguarda la qualità, se questa semplicità non è integrata con la compiutezza del senso musicale delle proposte. Entro più nello specifico, secondo noi ogni brano proposto, anche il più semplice, dovrebbe mettere lo studente nelle condizioni di produrre un evento musicale che sia in sé completo, diciamo così, interessante, che abbia una propria fisionomia, e per questo ci possono essere di aiuto alcune semplici strategie operative che andiamo a vedere. Ad esempio, l'utilizzo delle basi che possono creare un contesto musicale al brano proposto. Rispetto alle basi ci sono diverse posizioni, c'è chi preferisce usarle, chi preferisce non usarle. Secondo noi sono un buon supporto, ripeto, per dare al brano che proponiamo quel contesto musicale che dia un senso compiuto il più possibile al brano che andiamo a proporre. Oltre a questo, anche l'idea di proporre da subito dei brani polifonici, senza spaventarci per questo termine. Per polifonici noi intendiamo che abbiano la caratteristica di avere due linee sovrapposte almeno, che possono essere due linee ritmiche piuttosto che due linee melodiche, o una melodica e una ritmica. E questo per abituare la classe da subito a fare musica insieme e per realizzare un prodotto musicale anche in autonomia, che sia senza l'aiuto delle basi, le quali in ogni caso possono interagire e dare un ulteriore spessore, diciamo così, all'esecuzione che andiamo a proporre. E poi l'idea di affrontare l'aspetto espressivo del linguaggio musicale fin dall'inizio dell'attività. Noi sappiamo che il linguaggio musicale è un linguaggio fatto non solo di note e di valori, ma è un linguaggio fatto anche di respiri, di articolazioni, di frasi, di accenti, di dinamiche. E perché non proporre subito questo plus valore, diciamo, del codice musicale, del linguaggio musicale, insieme alla proposta delle note? Si può fare musica con sfumature dinamiche anche con poche note e con pochi valori. A questo punto,
Direi che forse è il caso di analizzare qualche, o di mostrare qualche esempio tratto dal testo. Quello che vedete è un piccolo esempio polifonico, come vedete, una linea melodica e una linea ritmica. Gli elementi sono estremamente basilari, solamente una nota, la nota La, e solamente un valore, che è la semiminima, o la pausa della stessa durata. Chiaro, questo esercizio, questo piccolo brano, può essere proposto sia con una linea sola, quella melodica, oppure solamente con quella ritmica, oppure in modo polifonico, e può essere proposto sia in autonomia, sia con l'uso delle basi. Chiaramente l'utilizzo della base, in questo caso, dà un tocco di musicalità in più rispetto all'esecuzione solamente delle due linee. Vi faccio sentire la base che abbiamo predisposto perché ne abbiate una piccola idea. Appunto, questo tocco un po' di varietà armonica che contrasta un po' la monotonia, nel senso di un unico suono della melodia, e anche questa idea un po' di freschezza che la base vuole un po' fornire al brano. Abbiamo detto affrontare l'aspetto espressivo del linguaggio musicale fin dall'inizio dell'attività. Voglio farvi vedere un altro esempio tratto dal testo ed fa parte delle prime unità che proponiamo. Questa è una piccola danza, l'abbiamo chiamata danza rustica. Come vedete abbiamo inserito delle indicazioni dinamiche per mettere l'allievo davanti alla possibilità di realizzare qualcosa di più espressivo, di più interessante musicalmente. Ovviamente la base dà un contorno più completo al tutto, e anche di questo proviamo ad ascoltare il risultato. In questo caso sentirete anche la linea melodica. Di danza rustica con tre note, tre valori, però anche con le indicazioni dinamiche che danno un valore in più qualitativo alla proposta musicale. Andiamo avanti nell'analisi di questi ingredienti per una proposta didattica di qualità. Io ho scritto varietà delle proposte, cioè l'idea che noi dobbiamo proporre alla classe una pluralità di stili, di contesti e di linguaggi, e non essere ancorati solamente a uno stile. So che ci sono diversi insegnanti che prediligono uno stile piuttosto che un altro, la popular music sì, la popular music no, la musica colta occidentale. Secondo il nostro punto di vista dobbiamo integrare tutti questi stili. Una cosa però importante è quella che dobbiamo essere coerenti e rigorosi nel proporre questi brani, in modo tale che si entri in un contesto autentico. Voglio dire, se proponiamo un brano di musica colta occidentale, dobbiamo fare in modo che, ad esempio, la base che noi creiamo sia rispettosa di questo tipo di linguaggio, così come per la popular music. E a questo proposito voglio farvi vedere altri e sentire altri due esempi tratte dal repertorio del nostro testo. Questo esempio, peraltro, può essere proposto già dall'inizio dell'attività della scuola media, in quanto vedete che Ho fortuna di Karlof, un brano famosissimo, in realtà non è difficile, tra virgolette, dal punto di vista dell'esecuzione, sono poche note, pochi valori, si può tranquillamente eseguire. Nel realizzare la base, abbiamo cercato di essere il più possibile in linea con l'originale. Ne ascoltiamo qualche secondo, dovremo interrompere perché altrimenti i tempi si dilatano troppo. Thank you.
dobbiamo interrompere, ma ecco, vi è venuto un saggio di questo tentativo di essere coerenti con l'originalità del pezzo. Stessa cosa per quanto riguarda la popular music. Questo, vabbè, non è un esempio forse da proporre all'inizio dell'attività didattica, ci vuole un po' più di competenza, però quando si tratta di rock, rock deve essere. Interrompiamo anche qui, quindi stili diversi, popular music va benissimo, musica post-occidentale va benissimo, musica folclorica, con un'attenzione al rispetto verso i linguaggi e gli stili. Da ultimo, questo ingrediente, cioè l'uso delle nuove tecnologie. Secondo noi le nuove tecnologie possono essere usate in modo proficuo, con intelligenza, specialmente perché le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di rendere interattive le proposte che noi facciamo ai nostri ragazzi. Quindi da un lato l'interattività delle nuove tecnologie rendono l'approccio accattivante nei confronti delle attività esecutive, attraverso la proiezione dello spartito, oppure l'ascolto della base mentre lo spartito fa vedere che punto siamo dello stesso, e dall'altra però ci permettono di realizzare un lavoro autonomo da parte dello studente che a casa può riprodurre quanto realizzato in classe. Cerco di spiegarmi meglio facendovi vedere un esempio di quello che abbiamo realizzato come materiale digitale integrativo rispetto al testo cartaceo. Quindi andiamo un secondo a vedere un esempio tratto dalle attività integrative digitali del libro digitale. Quindi l'idea che il ragazzo possa vedere lo spartito, possa suonare sopra lo spartito, possa addirittura suonare uno strumento multimediale che noi forniamo nella schermata stessa dove c'è anche lo spartito, quindi possa suonare senza bisogno di avere uno strumento specifico a casa, possa suonare la schermata del computer, per intenderci. Possiamo far partire, quando riusciremo, il tutorial, quindi questo è il mio ebook. Proviamo ad andare sull'attività 24 e Walter delle due note, ad esempio, qui una cosa molto semplice, scegliamo ad esempio di, lo studente può scegliere se ascoltare o eseguire la melodia, quindi solamente la linea melodica, oppure eseguire insieme con accompagnamento. Se io voglio eseguire con l'accompagnamento, parte la base e riesco a suonare insieme utilizzando i tasti del computer, la tastiera del computer, o toccando i tasti, le note relative. Quindi in completa autonomia e autosufficienza un allievo può esercitarsi anche a casa. Naturalmente queste attività possono essere proposte anche in classe con l'utilizzo delle nuove tecnologie, ad esempio una lavagna interattiva come le LIN. A questo proposito vorrei farvi presente questa cosa, cioè le attività interattive che utilizzano nuove tecnologie possono essere realizzate non solamente in fase di pratica esecutiva, ma anche come supporto utilissimo per argomenti di carattere storico-musicale o per la conoscenza del linguaggio musicale. Faccio rapidamente vedere un laboratorio interattivo che riguarda il volume A del testo, cioè la parte che riguarda la musica medievale, dove c'è un laboratorio interattivo che riguarda la monodia, la polifonia, e qui l'allievo può utilmente sperimentare che cosa significa, ad esempio, la polifonia. Vi faccio vedere, si può ascoltare una linea. Si può ascoltare la seconda linea. O le due linee insieme. Inoltre un allievo può mettere alla prova le competenze acquisite verificando ad esempio se sa riconoscere se un brano che ascolta è a due o a tre voci o se si tratta di monodia o di polifonia. Ad esempio, ascolto l'esempio.
cambiando monodiamma, il sistema mi dice che qualche cosa non funziona, così che si va avanti, oppure okay, si mette alla prova, quindi nuove conoscenze, e si cerca di dare un'applicazione pratica interattiva, interessante, efficace e accattivante alle conoscenze acquisite. Bene, la mia esposizione sta volgendo al termine. Questa è la copertina del nostro testo. Abbiamo quindi cercato di realizzare delle attività che fossero semplici da un certo punto di vista, ma che combinasse anche la completezza dell'informazione, la correttezza e l'efficacia. Ringrazio tutti per avermi ascoltato, per essere intervenuti. Sono a disposizione per una decina di minuti per rispondere più che volentieri alle vostre eventuali domande. Vi ringrazio. Sì, vedo una domanda di un utente che dice: ha senso parlare di sviluppo parallelo nel caso del canto? Presumo che per sviluppo parallelo si intenda lo sviluppo parallelo delle abilità esecutive e della conoscenza del linguaggio musicale. Sì, in effetti mi rendo conto che nel caso del canto sia un po' difficile pretendere che si sviluppi un'abilità di lettura cantata con una certa competenza, una certa precisione subito dall'inizio. È chiaro che il canto per imitazione comunque resta una pratica che va perseguita, chiaro, va adottata. Però mi permetto di dire che la lettura non è solamente la lettura delle note, non è solamente la lettura dei valori, ma può anche essere la lettura delle frasi musicali, la lettura della dinamica, del senso espressivo della partitura e del brano proposto. Quindi l'idea che un ragazzo, un allievo, possa in ogni caso tenere presente la partitura e sapere orientare dopo la lettura per dare un senso più espressivo, penso che vada comunque perseguito. Quindi, ok, la lettura cantata è qualcosa di difficilmente realizzabile, ma la lettura, l'orientamento riguardo a una partitura, quella va comunque cercata di perseguire, ecco, perché può essere interessante da fornire. Quanto le attività di conoscenza dello strumento Lego possono essere pesanti? Sì, sì, in effetti ringrazio l'utente che mi ha fatto questa domanda. Non volevo essere una richiesta di spendere tante settimane sulla conoscenza tecnica dello strumento, dopodiché si parte con i brani, con gli esercizi. Era solamente un'indicazione di questo tipo. Una conoscenza preliminare ci vuole, può durare anche molto poco, nell'arco di un'azione, un incontro, due, ma è interessante che periodicamente queste conoscenze vengano un po' rispolverate e rinfrescate, quindi che si possano alternare momenti di esercitazione sui brani, sugli esercizi, e momenti in cui si fa più una riflessione ancora sull'aspetto tecnico, sull'utilizzo dello strumento e della voce ovviamente. Nel caso di disponibilità, non disponibilità di strumenti tecnologici, cosa possiamo fare? Beh, allora, diciamo che la presenza di strumenti tecnologici favorisce un'integrazione e dà un elemento di qualità in più. Non sono indispensabili, però, insomma, sono auspicabili, perché viviamo in un mondo in cui le tecnologie sono abbastanza utilizzate. La tecnologia, ripeto, può essere sia utilizzata in classe attraverso l'utilizzo delle lingue, quindi potrebbe essere che un allievo non abbia un computer in casa, può mai capitare, ma si possa fare attività con le nuove tecnologie in classe, o viceversa, non ci sia un'aula con la LIM in classe, ma un ragazzo possa avere lo strumento tecnologico a casa e quindi possa esercitarsi con nuove tecnologie a casa. Speriamo che queste nuove tecnologie si diffondano sia nelle classi sia nelle case, così possono dare un ulteriore elemento di completezza alla nostra attività. Grazie. Bene, vedo che non ci sono più domande, io ringrazio tutti ancora per la vostra presenza e auguro buon lavoro a tutti e buone vacanze pasquali, visto che stanno approssimandosi. Grazie a tutti e arrivederci.